Salve a tutti, mi è stato chiesto in YouTube di come fare a costruirci dei tab per le nostre pagine scrap. Io ne avevo già realizzati alcuni tempo fa, ora vi faccio vedere, e questi sono i miei tab. Oggi vi insegno a realizzarne due tipi, poi dopo sta a voi e alla vostra fantasia crearne altri. Io vi do le basi. Per prima cosa ci andiamo a realizzare questo e poi realizzeremo questo. Allora, intanto ci realizziamo questo, iniziamo a fare il nostro tab. Io lo chiamo scallop. Ci prendiamo il nostro disegno ellisse. Ci disegniamo un'ellisse, non ha importanza quanto grande sia, tanto dopo poi lo possiamo sempre ridimensionare. Fatto questo, prendiamo il nostro strumento testo e mettiamo il cursore sopra l'ellisse, così. Ci prendiamo un font e ci scriviamo, digitiamo O. Questo qui deve venire, in pratica io devo scrivere tante O e seguire la linea curva della nostra ellisse. Quindi prendo clicco sull'X in modo che, come vedete, il font, questa barretta qui, viene di traverso, quindi vuol dire che mi scriverà tutto attorno alla nostra forma. Attorno, a me serve solo nella linea superiore, nella parte superiore, scusate. Quindi vado a digitare tanti O quanti mi servono, ne ho fatto uno in più. Poi, se vogliamo mettere la spaziatura più grande o più piccola, dobbiamo, vedete, lavorare da questa icona qua. Diciamo che così mi può andare bene. Se vediamo che la distanza da qui al mezzo e qui al mezzo è diversa, non ci resta che spostare sempre dalla X, vedete, e ce lo sposta dove vogliamo. Noi lo vogliamo nel centro. Ora, se spostiamo questo, vedete, si sposta tutto insieme perché è venuto inglobato. Quindi noi selezioniamo tutto e facciamo separa. In questo modo, vedete, mi si è separato l'ellisse. Riportiamo su. Io la voglio inglobare, quindi la porto più su, vedete che va su, secondo quanto devo fare vedere, diciamo così. Poi seleziono tutto, vado su modifica e faccio salda, e mi ha messo, vedete, ora devo togliere e tutti questi in mezzo. Quindi cosa faccio? Seleziono, faccio rilascia tracciato e clicco fuori, tolgo tutti. Quello che non mi serve, diciamo, questi li cancello. Ora mi seleziono e duplico. Giro nella scala 180 e me lo posiziono, vedete, in modo che rimangano un po' incrociati sia quello sopra che quello sotto. Seleziono, vado su modifica,
e faccio salda. Ed ecco qua la nostra prima tab a scallopi, lo chiamo. Quindi, ora come facciamo per mettere in modo che ci evidenzia la piega, diciamo? Dobbiamo mettere un tratteggiato e qui ci sono due modi. Possiamo fare nel modo classico, cioè prendendo il disegno in linea, ci disegniamo la linea in mezzo, come ho fatto per le lettere, se vi ricordate, e se avete visto il video. Poi selezioniamo questo, andiamo su impostazione taglio e mettiamo la linea come perforato. E vedete che ha messo il tratteggiato. Oppure l'altra maniera è selezioniamo sempre, usciamo dalla modalità di taglio, selezioniamo la linea, andiamo su stile linea e possiamo mettere il tratteggiato che vogliamo, questo o questo. Una volta che abbiamo messo il tratteggiato, se andiamo sempre sulle impostazioni taglio, ci selezioniamo e vedete che fa ritaglia, non dobbiamo fare più nient'altro, perché già quando arriverà in questo punto qui ci farà il tratteggio e non taglierà, mentre questo tutto attorno sarà tagliato. Fatto questo, lo raggruppiamo e lo salviamo. E questa è una. Ok, ora vi faccio vedere come fare l'altra. Prendiamo lo strumento ellisse, sempre ci disegniamo un cerchio come vogliamo, prendiamo il disegno rettangolo con bordi arrotondati e ci disegniamo un rettangolo. Ok, ecco. Ok, ora lo aggiustiamo un po', e dai. Ok, selezioniamo tutte e due, andiamo sull'allineamento, allinea al centro in modo da avere tutte e due lo stesso spazio di qua e di là. Magari portiamolo un po' più giù, selezioniamo tutte e due e facciamo salda. Ecco qua la nostra prima parte, poi il resto è tutto uguale all'altro sopra. Facciamo duplicare, andiamo nella rotazione a 180 gradi, lo posizioniamo in alto e incrociato un po' con quello in basso di sotto, li selezioniamo tutti e due, li portiamo in allineamento al centro e facciamo salda. E anche qui ci mettiamo la nostra linea teniamo selezionato, andiamo stile linea e mettiamo il tratteggiato. Fatto questo, non ci resta che raggruppare, e se andiamo a vedere nelle impostazioni taglio, vedete, questo verrà tagliato e questo verrà tratteggiato, in modo che quando lo andiamo a piegare abbiamo già la piegatura. Bene, io spero che questo tutorial sia stato di aiuto a chi me lo ha chiesto, e se vi è piaciuto mettetemi un commento o condividete il video. Per ora vi saluto e al prossimo video. Ciao!